Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo sesto appuntamento di I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia e il portale di informazione indipendente come donchisciotte.org, un programma che da oltre un mese si propone di diffondere consapevolezza circa quelli che sono i principali principi macroeconomici che caratterizzano l'economia moderna. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore e giornalista di ComeDonchisciotte.org e a accompagnarmi in queste interviste c'è l'amica Sonia Milone, anche lei redattrice di ComeDonchisciotte. Ciao Sonia, ben ritrovata. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Allora, ci siamo lasciati la scorsa puntata parlando delle tasse e abbiamo visto come queste rappresentino ben più di un semplice obbligo nei confronti dello Stato. Quest'oggi invece parleremo del debito pubblico e lo faremo in compagnia di Giampaolo Ferranti. Ciao Giampaolo, benvenuto. Ciao Sonia, ciao Massimo, buongiorno a tutti. È un piacere Ciao. essere qui. Ciao, partiamo subito con il servizio di puntata. Prego dalla regia, Giulio. Dunque, il debito pubblico è un onere finanziario per il settore pubblico che sostanzialmente ritira dal settore privato del denaro e promette di ripagarlo con un interesse. E quindi in quel senso lì è un onere finanziario per il settore pubblico. Per il settore privato è una ricchezza, voglio dire. Per il settore privato il debito pubblico, forse lo si può vedere così, se io ricevo del denaro dallo Stato e poi lo investo in un titolo pubblico, allora prima di investirlo in titoli pubblici io cosa avevo? Avevo del denaro che è sostanzialmente una passività dello Stato, o meglio della banca centrale, perché la banca centrale è l'agente che emette denaro per conto dello Stato. Nel momento in cui io converto il mio denaro in un titolo di Stato, ho ancora in mano una passività dello Stato, con la differenza che mi dà un tasso di interesse. Come dire che la moneta che avevo prima è come se fosse stato un titolo di Stato a interesse zero. Ora che i titoli di Stato hanno interesse zero, più o meno le due cose sono quasi indistinguibili, se non naturalmente che nel momento in cui io devo effettuare un pagamento, devo avere a disposizione del denaro, ma naturalmente questo può essere anche un credito bancario, cioè un deposito bancario, e quindi se un titolo devo venderlo è tutto qui. Questo diciamo tecnicamente, se mi chiede appunto se è un onere, la risposta è sì, è un onere per il settore pubblico. Ed è una ricchezza finanziaria, naturalmente non necessariamente reale, ma una ricchezza finanziaria per il settore privato. Giampaolo, che cos'è il debito pubblico? Sì, il famigerato debito pubblico non è altro che la somma di tutta la moneta spesa dallo Stato in tutta la sua storia che non è stata ritirata con le tasse e che quindi è stata lasciata nelle tasche dei lavoratori e delle imprese come ricchezza finanziaria netta privata. Infatti, quando lo Stato spende, accredita del denaro sui conti correnti di famiglie e imprese e viceversa, quando tassa, addebita denaro su quei conti correnti. Perciò, se lo Stato ha speso in deficit, cioè se ha speso più di quanto ha tassato durante un anno, avrà creditato più denaro sui conti correnti di famiglie e imprese, più di quanto non ne abbia addebitato. Quindi a quel punto il settore privato durante l'anno registrerà un avanzo risparmio netto. In definitiva, il cosiddetto debito pubblico altro non è che tutta la moneta che lo Stato ha immesso nell'economia al netto delle tasse nel corso della storia dello Stato. Per una questione di identità contabile, e quindi non per una questione di teoria politico-economica, equivale perciò alla ricchezza finanziaria netta del settore privato di famiglie e imprese e non al debito della collettività. Giampaolo, però in realtà invece ci dicono l'opposto, nel senso che tu ci stai dicendo che dal punto di vista logico-contabile equivale, il debito pubblico equivale alla ricchezza netta di famiglie e imprese. Però in televisione, insomma,
Io sono cresciuto con quest'idea che il debito pubblico dello Stato è anche il debito pubblico delle famiglie, quindi addirittura si dice ogni bambino nasce con un debito pubblico che chissà quando dovrà essere ripagato. Diciamo che esattamente come vale per tutti, quando qualcuno spende più delle proprie entrate, quindi quando spende in deficit, qualcun altro avrà registrato più entrate che uscite e quindi avrà realizzato un risparmio netto. I saldi nel complesso si equilibrano e lo abbiamo visto nella puntata sui saldi settoriali, come abbiamo spiegato, cioè come possiamo vedere dalla slide sui saldi settoriali, possiamo dividere l'economia in tre settori, il settore pubblico, privato ed estero, e ognuno di questi tre settori ha un bilancio a sé stante e i saldi finanziari dei tre settori sono sempre in equilibrio nel complesso. Quando parliamo di settore pubblico non stiamo parlando della collettività, ma stiamo parlando del settore amministrativo dello Stato, quindi di base stiamo parlando del governo, del Parlamento, dei ministeri, degli enti di governo locale e della Banca Centrale. Quando pensiamo alla collettività, noi dobbiamo collocarla all'interno del settore privato, in cui troviamo appunto famiglie e imprese. Come possiamo vedere dalla slide, se vogliamo che il settore privato abbia un budget in avanzo, cioè che le sue entrate siano maggiori delle uscite, almeno uno degli altri due settori deve essere in disavanzo nei confronti del settore privato, cioè deve avere uscite maggiori delle entrate. Infatti, il Sole 24 Ore pubblicò un articolo in cui si parlava di paradosso per il fatto di avere tanto debito pubblico ma anche tanta ricchezza privata, e in realtà se guardiamo i saldi settoriali è tutt'altro che un paradosso. Da quello che dici, per noi cittadini quindi il debito pubblico corrisponde alla nostra ricchezza e non ha un problema come ci fanno credere, ma può diventare un problema per lo Stato? Può, cioè, diventare finanziariamente insostenibile? Dipende. La sostenibilità finanziaria del debito pubblico è e può diventare, soprattutto durante una crisi, un problema o comunque una questione da affrontare, ma solo qualora il debito pubblico non sia denominato nella moneta di Stato, ossia qualora il debito non venga garantito dalla Banca Centrale che opera insieme al Parlamento e al Governo. In altri termini possiamo dire che la sostenibilità finanziaria del debito di uno Stato cessa di essere una questione o un problema quando lo Stato si indebita nella propria moneta, ovvero quando lo Stato detiene il monopolio sulla moneta o il monopolio su ciò che i privati, quindi famiglie e imprese, accettano di usare come mezzi di pagamento finali delle proprie transazioni con lo Stato e in generale con gli altri privati. Ecco, questo qua è uno forse dei punti principali della puntata, che ritorna poi continuamente. Stiamo parlando dell'importanza per uno Stato di avere la sua sovranità monetaria, giusto? Sì, esatto. Se ne è parlato parecchio negli anni, ma sempre in maniera piuttosto confusionaria. C'è persino gente che poi arriva a dare interpretazioni personali del concetto di sovranità, ma in realtà la definizione di sovranità, e in particolare di sovranità monetaria, è unica e non lascia adito assolutamente ad interpretazioni. L'economista statunitense Randall Ray, per esempio, ricorda, e cito, il governo sovrano sceglie una moneta di conto e impone tasse e altri obblighi, come commissioni, multe, eccetera, ed emette valuta ed emette le proprie obbligazioni tutte in quell'unità. Qualsiasi limitazione autoimposta a questo, come per esempio l'emissione di obbligazioni in valuta estera, il vincolare il tasso di cambio della propria valuta a qualcos'altro, costituisce nei fatti una limitazione di sovranità. Giusto, ne abbiamo parlato spesso nelle precedenti puntate, ma è importante ribadirlo anche oggi. Che cosa comporta avere la sovranità monetaria? Fare quello che abbiamo appena detto, cioè dotarsi di una moneta con quelle caratteristiche e senza vincoli autoimposti, ha diverse implicazioni, ma ce ne sono fondamentalmente tre che sono importanti. La prima è che non si è mai nella condizione di essere a corto di soldi perché si è emittenti di uno strumento che non ha vincoli finanziari, e questo a sua volta implica che si possono sempre rispettare le scadenze dei pagamenti nella propria valuta.
due, non si ha nessun bisogno di rimborsare o di ridurre il proprio debito. E tre, si decide il tasso di interesse con il quale ci si indebita. L'unico limite, in sostanza, non è finanziario, ma è rappresentato dalla disponibilità delle risorse reali. Ottimo, ottimo. Però ti posso chiedere di fare un esempio anche per rendere questo concetto più vicino ai nostri spettatori? Sì, facciamo finta che lo Stato sia una macchina da corsa. Per vincere, giustamente, deve arrivare al primo posto. Come si arriva primi? Si deve correre su un circuito, e questo circuito ha salite, discese, curva a destra, curva a sinistra, rettilinei, insomma, ha tante variazioni. Non è una strada dritta. Quindi il pilota, per correre sul circuito, a seconda di dove si trova, dovrà accelerare, frenare, sterzare, cambiare marcia, eccetera. E lo Stato funziona esattamente allo stesso modo. Quindi per controllare la velocità, il pilota deve poter azionare acceleratore e freno. Per fare le curve dovrà essere in grado di controllare sterzo. Per avere il controllo sull'aderenza dovrà avere il controllo del cambio, quindi della marcia. Nel caso dello Stato, per gestire i cicli economici, questo deve poter controllare la spesa pubblica, le tasse, il tasso di interesse e il tasso di cambio. Ogni vincolo che metti a questo è un ostacolo in più che il pilota deve superare per poter correre alla pari degli altri. Quindi capisci che se per esempio io metto un vincolo sul tasso di cambio, cioè impongo per esempio che il tasso di cambio della mia moneta deve essere fissato alla pari, per esempio con un'altra valuta, è equivalente a correre una gara sempre con la stessa marcia. Ecco perché è importante la sovranità monetaria di uno Stato. Che bel esempio, molto chiaro. Ma come si lega al debito pubblico? Sì, allora, se un paese è dotato di sovranità monetaria, questo vuol dire, come abbiamo visto, che emette la sua moneta e questa è libera di fluttuare. Questo significa che in un qualsiasi momento in cui lo Stato dovesse risarcire i suoi creditori, potrà emettere tutta la moneta che serve per pagare quel debito istantaneamente, senza se e senza ma. Quindi avere un debito pubblico elevato in questa situazione praticamente è trascurabile. Questo vuol dire, tra l'altro, che è impossibile che diventi finanziariamente insostenibile, però magari questo è un concetto che possiamo vedere più avanti. Al contrario, invece, se uno Stato ha dei vincoli sulla sua moneta, ha dei vincoli anche sul suo debito pubblico. Se, per esempio, uno Stato dovesse avere un debito pubblico denominato in valuta estera, siccome quella valuta non la può emettere, se a un certo punto dovesse rimborsare per un qualsiasi motivo i creditori, dovrà disporre di quella moneta e se non riesce a procurarsene abbastanza farà default. Quindi da un punto di vista contabile, al contrario del caso precedente, questo caso qui rappresenta un disastro fondamentalmente. Certo. Gianpaolo, però diciamo veniamo anche all'analisi politica pure per i nostri spettatori, perché se la sovranità monetaria garantisce allo Stato di sostenere il debito pubblico, perché ce ne siamo privati? Domanda da $1 milione. No, questa è tendenzialmente direi una questione ideologica più che economica, perché è l'eterna lotta tra il liberalismo e il keynesismo. Uno degli aspetti del keynesismo è che genera la classe media e sposta parte della ricchezza dai ceti ricchi verso il ceto medio e anche verso i ceti più poveri. E questo è qualcosa che nella filosofia liberale, che è la filosofia dei mercati, poi è tendenzialmente inaccettabile. Quindi per rispondere alla tua domanda, ci siamo privati della sovranità monetaria perché i mercati prendono decisioni al posto della politica e l'euro è il loro strumento, se vogliamo. Storicamente, se andiamo a vedere in Europa, la crisi petrolifera del 73 è stata di base una grossa scusa con la quale riportare in auge le teorie liberali. E da lì in poi è stata poi fatta tutta una lunghissima mistificazione mediatica del concetto del debito pubblico, associandolo appunto al debito della collettività, che è matematicamente scorretto. Ad ogni debito corrisponde sempre un credito e il debito pubblico, cioè il debito del settore pubblico, corrisponde al credito del settore privato. Come abbiamo visto nella puntata sui saldi settoriali, appunto, quando il debito pubblico crea la moneta, questa si riversa nel settore privato e ne accresce la ricchezza totale.
Ecco, infatti voi della MMT sostenete da sempre che uno Stato dotato di sovranità monetaria non può fallire. Ci puoi parlare di questo aspetto? Come mai uno Stato senza sovranità monetaria invece sarebbe a rischio di fallimento? Beh, non siamo solo noi a dirlo in realtà, perché lo dice anche la BCE, come possiamo vedere dalla slide. In un'economia con una propria moneta legale, l'autorità fiscale può garantire che il debito pubblico denominato nella moneta legale nazionale non sia soggetto a fallimento, vale a dire che i titoli di Stato in scadenza possono essere convertiti in valuta alla pari. Bisogna capire che uno Stato sovrano è un debitore molto particolare, perché un cittadino si indebita in valuta di Stato o in valuta estera, normalmente, e questo indebitamento è comunque qualcosa che quella persona non può, emettere. È chiaro che quel debito ha un certo rischio associato, perché quella persona potrebbe essere insolvente. C'è il rischio che non trovi i soldi per poter ripagare il suo debito. Per uno Stato le cose sono leggermente diverse perché se adotta la sua valuta non è l'utilizzatore ma l'emittente, quindi non può mai restare a corto di qualcosa che può emettere in qualsiasi momento. Se invece adotta la valuta di un altro Stato, per esempio, diventa un utilizzatore e quindi diventa esattamente come il privato cittadino che si indebita ed è possibile che resti a corto di valuta e che quindi sia insolvente. Analogamente, seppur in misura diversa a seconda delle condizioni, può restare a corto di valuta anche a causa di vincoli che si autoimpone da solo e che ne limitino la sovranità, come per esempio mantenere la parità tra la sua moneta e, non so, per esempio il dollaro o addirittura l'oro. Ecco, questo anche è interessante. Stai parlando del cambio fisso, da quello che ho capito, però io da ignorante della materia mi sarei aspettato che un tasso di cambio fisso non è un problema, e invece tu stai dicendo il contrario, che è un rischio anche quello, giusto? Sì, da un lato uno potrebbe pensare al fatto che il tasso di cambio fisso tolga un rischio, ma questo non è vero per lo Stato. Un tasso di cambio fisso può rimuovere il cosiddetto rischio di cambio negli scambi per chi commercia con l'estero, però per uno Stato è una limitazione di sovranità che può causare grossi problemi, soprattutto in termini di solvibilità del debito. Per un certo periodo nella storia recente c'è stato l'oro a fare da sottostante alla moneta e quella era una parità tra la moneta e un oggetto di valore. In quel caso si dice che la moneta è convertibile in oro. Se la moneta è convertibile in oro, vuol dire che se in qualsiasi momento mi recassi in banca e chiedessi di convertire tutti i miei depositi in oro, la banca sarebbe obbligata a farlo. Lo stesso vale con la parità tra due valute. Cioè, dire che un tasso di cambio è fisso significa dire che le autorità monetarie si impegnano, a garantire sempre un certo rapporto fisso tra la propria moneta e la moneta straniera al quale è stato agganciato il cambio. Questo vuol dire che quando bisogna risarcire i creditori, lo Stato non può effettivamente emettere tutta la moneta che gli serve perché deve garantire quel tasso di cambio fisso. Infatti la spesa pubblica introduce riserve nel sistema, quindi a parità di condizioni il tasso di interesse si abbassa perché c'è più disponibilità di riserve e questo impatta il tasso di cambio. Siccome il cambio in regimi di cambi fissi deve rimanere agganciato all'altra valuta e quindi mantenere la parità, le due cose vanno in contrasto perché se c'è un'interferenza sul tasso di cambio io poi non riesco a garantire la parità. In quel caso, quindi, lo Stato, per garantire la parità, potrebbe non riuscire a rimborsare i creditori e quindi o fallisce o è costretto a ristrutturare il suo debito, cioè prendere accordi con i creditori per un rimborso dilazionato nel tempo, con delle clausole che spesso sono anche abbastanza vincolanti, come era vincolante tra l'altro l'oro, allo stesso modo, tra le valute quando c'era il gold standard. Se poi addirittura il debito è denominato in valuta estera, allora possiamo dire che siamo nella peggiore delle condizioni perché lì siamo una vera e propria colonia. È un'affermazione un po' forte dire che siamo una vera e propria colonia. In realtà no, perché è una vera e propria definizione macroeconomica. Perché se prendiamo per esempio Wing Godley, che è uno dei più grandi economisti britannici di tutti i tempi, disse, cito, che il potere di emettere la propria moneta e di fare movimentazione sulla propria banca centrale è la cosa principale che definisce l'indipendenza nazionale. Se un paese rinuncia o perde questo potere, acquisisce lo status di ente locale o colonia, appunto.
Quindi, per fare un esempio che ci è vicino, i paesi che adottano l'euro stanno adottando una valuta che non possono emettere e quindi non sono paesi sovrani. Spieghiamo meglio ai nostri spettatori, perché abbiamo la Costituzione, abbiamo le leggi, abbiamo le elezioni, abbiamo un governo, allora in che senso non siamo uno Stato sovrano? Perché abbiamo tutto questo, anche se poi potremmo parlarne, però non abbiamo la nostra moneta. Dotarsi di una propria valuta è la prima cosa indispensabile per considerarsi uno Stato sovrano. E noi come paese abbiamo avuto una vera e propria sovranità monetaria soltanto per pochi anni nella storia, e tra l'altro manco consecutivi, come possiamo vedere in tabella, dove ho riportato lo storico dello status dei tassi di cambio dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Come potete vedere, lo Stato italiano ha sempre avuto delle limitazioni di sovranità monetaria. Gran parte del tempo la lira ha avuto dei vincoli autoimposti sul tasso di cambio. Tra gli anni 50 e 70 in particolare era convertibile in dollari americani, come stabilito dagli accordi di Bretton Woods. E quando questo sistema è stato abbandonato, comunque in qualche modo abbiamo adottato un regime di cambi semifissi, cioè il serpente monetario. In questo regime avevamo una banda di oscillazione entro cui il cambio poteva muoversi. Negli anni 70, poi, con la crisi petrolifera, quel regime, per i motivi che abbiamo detto prima, divenne insostenibile e quindi ci siamo sganciati. E a quel punto il nostro tasso di cambio era libero di fluttuare, cioè avevamo un tasso di cambio floating, come si dice in termini tecnici. Poi ci siamo di nuovo legati mani e piedi tra il 79 e il 92 con lo SME, che di fatto era un nuovo regime di tassi di cambio semifissi, quindi di nuovo una banda entro quale il cambio poteva oscillare. Nel 92 però la situazione diventa nuovamente insostenibile, perché non potevamo inseguire i tassi di interesse tedeschi e contemporaneamente non potevamo mantenere il cambio, cioè fare le due cose insieme. Quindi l'Italia esce dallo SME e svaluta la lira. Questa svalutazione ci dà un vantaggio commerciale enorme in Europa, e così Francia e Germania fanno di tutto per trascinare di nuovo l'Italia dentro i range fissi, diciamo. Così poi nel 96 la lira di nuovo entra nel regime di cambi semifissi e nel 99 viene totalmente abbandonata in favore dell'euro, che poi di fatto è un regime di cambi fissi. Ecco, siamo entrati nell'euro, abbiamo abbandonato la lira, come dicevi, e noi l'euro lo consideriamo poi a tutti gli effetti una valuta nazionale, quella che utilizziamo tutti i giorni. Ma non la possiamo considerare così? No. Ci è stato erroneamente fatto pensare che fosse la nostra valuta nazionale, ma non siamo noi ad emetterlo. Per noi avere un debito in euro ed essere costretti a spendere in euro corrisponde ad adottare una valuta estera. E quindi di conseguenza il nostro debito pubblico diventa come un debito estero. In queste condizioni, per pagare i nostri debiti, la moneta ce la dobbiamo procurare. Questa è la prima causa di insolvenza nel mondo. Non potendo emettere liberamente euro, né potendo imporre alla BCE l'emissione dell'euro, visto che la BCE non è nei fatti la banca centrale di nessuno Stato e quindi non fa capo a nessun paese, rischiamo di non poter risarcire alla scadenza i nostri creditori. E il rischio aumenta man mano che si stringono i vincoli. Dobbiamo letteralmente trovare gli euro per spenderli, come farebbe un qualsiasi cittadino. Ricordo che a suo tempo, infatti, molti ci dissero che se non fossimo entrati nell'euro avremmo fatto default. Così come ora continuano a dirci che se usciamo dall'euro facciamo default. Allora io voglio capire se è vero oppure no. Allora, la realtà è che il rischio di andare in default ce l'abbiamo proprio dentro il sistema euro. Infatti, ripeto, con l'euro siamo costretti a doverci procurare la moneta che spendiamo perché non possiamo emetterla. Per procurarcela o ce la facciamo prestare oppure dobbiamo esportare molto più di quanto importiamo. In entrambi i casi dobbiamo essere competitivi a livello internazionale e questo significa che come Stato dobbiamo metterci allo stesso livello dei privati, cioè giocare alle regole dei mercati, e questo non è che qualcosa che è di competenza dei paesi, soprattutto quando hanno le mani legate da vincoli. Quindi come nel caso dei paesi dell'Eurozona hai un tasso di cambio fisso, non puoi aggiustare la tua competitività col cambio. E nelle condizioni in cui è l'Italia non puoi essere competitivo, non riesci ad esportare a sufficienza e quindi il debito contratto in euro è a rischio insolvenza.
Siccome abbiamo accettato di ridenominare il nostro debito pubblico in euro, lo Stato a quel punto deve recuperare i soldi e può fare solo tre cose. Può privatizzare, può alzare le tasse e può tagliare i servizi pubblici, che è l'unico modo che ha per reperire euro. Ed è esattamente quello che i vari governi stanno facendo da 20 anni e che anno dopo anno sta massacrando l'economia di questo paese. Quando avevamo la lira fuori dal sistema, dallo SME, tutti i paesi europei avevano paura dell'Italia perché sarebbe stata troppo potente da arginare sui mercati. Se guardate infatti le dichiarazioni di Chirac, di Kohl, di Theo Weigel e degli altri personaggi del tempo, vedrete che sono effettivamente allineate con quanto vi sto dicendo, semplicemente perché quello che sto dicendo è la verità. Ecco, diciamo, questi titoli di giornali sono palesi. E Giampaolo, perdonami, ma è vero che se usciamo dall'euro e ci riprendiamo la nostra sovranità monetaria, questo sarebbe un disastro, come ci continuano a dire, forse per spaventarci? Cioè, quasi come se fosse una fede cieca quella di stare all'interno dell'euro. Eppure prima avevamo una nostra moneta sovrana e potremmo ritornarci, no? Allora, per riprenderci la nostra sovranità monetaria, l'uscita effettivamente è una soluzione. In questo modo il rischio di insolvenza verrebbe azzerato completamente e il tasso di cambio si aggiusterebbe poi sui mercati, settandosi al valore più in linea con i fondamentali del paese. E questo ci darebbe di nuovo la possibilità di essere competitivi. Tutti si preoccupano comunque sempre di cosa accadrebbe alla lira in quel caso, però nessuno si preoccupa mai di cosa accadrebbe all'euro. L'uscita avrebbe sicuramente un impatto sull'euro e di sicuro il fatto che lo Stato italiano imporrebbe di accettare le tasse, in pagamento delle tasse soltanto le lire, questo causerebbe una forte domanda di lire, giustamente, da parte dei cittadini, e quindi una vendita di euro sui mercati. Questo impatterebbe il tasso di cambio ed è ovvio che poi nessuno può prevedere realmente cosa accadrebbe, anche perché questo dipende dalle modalità di uscita ed ogni modalità si porta appresso poi scenari differenti. Però questo magari potrebbe essere oggetto di una puntata successiva, perché effettivamente è una trattazione piuttosto ampia. Sicuramente. Una delle critiche però che muovono spesso a questo discorso sta nel fatto che se pago i miei creditori stampando moneta, poi creo inflazione. È vero? Funziona così nell'eurozona? In genere chi muove questa critica ha degli interessi per farlo, perché l'inflazione non è un problema se lo Stato viene messo nella condizione di gestirla e soprattutto l'inflazione non dipende direttamente dalla stampa di moneta. Quindi dire questo è dire qualcosa di pretenzioso e anche piuttosto fazioso. Da sempre gli interessi sul debito si pagano stampando moneta e questa si chiama servizio del debito ed è una delle voci del bilancio pubblico. Quindi il problema con una valuta sovrana in questo caso non sussisterebbe. La gestione della moneta in circolo deve essere fatta sulla base delle risorse produttive del paese. E siccome i politici e gli industriali nel dopoguerra non erano degli sprovveduti, hanno contribuito a portare il nostro paese ad un punto tale per cui l'iniezione di valuta nel circuito non ha praticamente alcun effetto. E lo dimostra la titanica iniezione che è stata fatta durante la pandemia, che non ha avuto letteralmente alcun impatto sull'inflazione. E chi dice che è arrivata dopo sotto forma di caro energia non ha assolutamente la più pallida idea di cosa stia dicendo. Giampaolo, rimaniamo su questo concetto dell'inflazione, perché è una cosa su cui si gioca molto, lo stanno facendo anche negli ultimi tempi. Quindi nel caso in cui noi uscissimo dall'euro non avremmo un'esplosione dell'inflazione? Come ho già detto prima, dipende da come viene pianificata e affrontata strategicamente e politicamente l'uscita. Nel corso della storia è successo molte volte di uscire da sistemi di cambio fissi per ritornare ad avere cambi flessibili e l'esito fondamentalmente è dipeso sempre dalle politiche economiche e dalle riforme istituzionali attuate in itinere dopo l'uscita. Di sicuro non andremo in default nel caso in cui attuassimo il piano d'uscita dall'euro proposto da Warren Mosler, al quale tra l'altro dedicheremo poi una puntata successiva. Per quanto riguarda l'inflazione, il tutto dipende da quanto tessuto produttivo ci rimane.
A meno che non arrivi una guerra e distrugga tutte le nostre industrie, tutte le nostre infrastrutture, direi che fondamentalmente il rischio iperinflazione, quindi di andare a comprare il pane con le carriole di moneta, è praticamente zero. Senti, ma ci sono stati dei casi nella storia in cui si è verificato un default in condizione di moneta sovrana? No. Tutti i default involontari della storia sono avvenuti tutti quanti in condizioni di limitazione parziale o totale della sovranità monetaria. Senza andare troppo indietro nella storia, ci sono esempi classici con fallimenti a ripetizione, per esempio nei paesi dell'America Latina negli anni Ottanta, causati dal fortissimo indebitamento in valuta estera, incentivato soprattutto poi dalle amministrazioni liberali locali che erano state colonizzate dagli Stati Uniti. Oppure i vari default dei Caraibi, che sono da attribuire a conseguenze dei cataclismi naturali, in paesi dove tra l'altro si adotta appunto una valuta estera e dove non c'è praticamente tessuto industriale. Ci sono anche dei casi in cui proprio sfruttando la condizione preesistente di sovranità limitata di alcuni paesi, dei soggetti terzi hanno causato quei default intenzionalmente. Come per esempio gli Stati Uniti, che hanno causato il default tecnico dell'Argentina nel 2014 e nonostante potesse pagare. A maggior ragione, guardate il Giappone, cioè un rapporto debito-PIL che oggi è intorno al 260%, eppure avendo la sovranità monetaria non ha assolutamente alcun problema, perché è un pilota che può mettere le mani sullo sterzo, sull'acceleratore, sul freno, sul cambio, senza problemi. Questa ossessione sul rapporto debito-PIL è un po', diciamo, vicina a quella che Paul Samuelson chiamava una superstizione medievale, al solo scopo di contenere la spesa pubblica e quindi fare gli interessi, se vogliamo, di determinate classi sociali. Ecco, quindi direi sfatiamo definitivamente questa superstizione medievale. Uno Stato che ha una moneta sovrana non può fallire, può sempre garantire il suo debito pubblico. Esatto, il debito pubblico, se denominato in moneta di Stato, è sempre solvibile. Ed è la solvibilità del debito l'unico parametro che conta in questa faccenda. Lo ha dichiarato anche recentemente l'economista Paolo Savona, come possiamo leggere qui nella slide. Tutte le volte che qualcuno ha provato a rimborsare anche solo parzialmente il debito pubblico, ha fatto in realtà più danni della grandine. Per esempio potete vedere una tabella che vi fa vedere i casi più eclatanti degli Stati Uniti, in cui il governo ha attuato manovre di riduzione del debito pubblico, e potete vedere che ogni volta che è iniziata la depressione economica, cioè ogni volta è iniziata la depressione economica a seguito proprio di questa riduzione del debito. E questo è ovvio perché ridurre il debito significa appunto pescare ricchezza dal settore privato per cancellare il debito del settore pubblico. Quindi il pubblico non può spendere quella moneta, perché quando viene restituita, essendo l'emittente, si cancella e il privato si ritrova una pari quota in meno di ricchezza, impoverendosi, ed è semplicemente matematica. Ora, il fatto che il debito in valuta sovrana non sia un problema, ovviamente non significa che questo ci dà la libertà di spendere totalmente a casaccio o che non vi sia alcun limite pratico al deficit. Il limite, come spesso ribadisce l'economista Stephanie Kelton, è quello relativo alla disponibilità delle risorse reali. Ma come menzionato prima, in un paese dove ci sono 2 milioni di persone che sono disoccupate, più o meno, e dove abbiamo un tessuto produttivo variegato e ancora molto complesso, per fortuna, dire che il problema sia quello delle risorse è un pochino fazioso anche qui. Però di questo aspetto magari ne parliamo nella prossima puntata. Bene Giampaolo, è stata una puntata veramente interessante. Ricordo anche che nella prossima puntata parleremo proprio della disoccupazione. Grazie mille. Sonia, grazie a voi per avermi ospitato e grazie per l'ascolto. Mi unisco ovviamente anche io ai ringraziamenti per tutta l'opera anche di diffusione e di studio che tu e tutta l'associazione MMT state portando avanti. E a tal proposito ovviamente ne approfitto per ricordare ai nostri spettatori che queste puntate, le puntate dei conti non tornano,
sono visibili oltre che su Lombardia TV, grazie all'associazione La Genesi che ringraziamo, sono visibili anche in differita sui canali YouTube e Rumble di Come Don Chisciotte, nonché sui canali dell'associazione MMT Italia. Inoltre, cari spettatori, se avete dubbi o domande rispetto ovviamente ai vari temi che abbiamo trattato e volete sottoporre queste domande ai nostri relatori, potete scrivere una mail a mmtitalia@mmtitalia.info ed è in programma una puntata dove appositamente risponderemo a tutte le vostre domande. Gianpaolo, grazie nuovamente di essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti. E ovviamente grazie anche ai nostri spettatori. Arrivederci.